Segretario Alli e segretario della Fondazione De Gasperi, oggi diamo il via a questo anno De Gasperiano, a 70 anni, la scomparsa del grande statista della democrazia italiana e di quella prima repubblica che non c'è più. Ma qual è l'importanza di una figura come De Gasperi anche per il futuro, per i nostri giovani, per i nostri nuovi cittadini? Beh, De Gasperi fu un grande profeta, fu un uomo che vedeva molto lungo. Lui 70 anni fa predisse prima di morire, per esempio, il fatto che se non si fosse creato un esercito comune europeo, un sistema comune di difesa europea, l'integrazione politica dell'Europa sarebbe stata rinviata di molti decenni e forse, diceva, non sarebbe mai avvenuta. Ed è quello di cui stiamo parlando oggi a distanza di 70 anni. Questa fu solo una delle sue tante profezie, ma soprattutto credo che l'attualità di De Gasperi, del suo pensiero, della sua figura, della sua testimonianza, stiano proprio nella capacità che lui ha avuto di servire sempre il proprio paese attraverso una serie di circostanze anche dolorose, la prigionia, la povertà, anche nei momenti, diciamo, del suo massimo potere. Lui non dimenticò mai la solidarietà umana, l'attenzione ai poveri. Quando gli si chiedeva: ma la Democrazia Cristiana va a destra o va a sinistra? Lui disse: non è un problema di andare a destra o di andare a sinistra, è un problema di andare avanti. Andare avanti significa andare verso la giustizia sociale. Ecco, un uomo tutto d'un pezzo, si direbbe oggi, innamorato del proprio popolo, uomo di grande fede. Ecco, è una persona di cui sentiamo oggi la mancanza, e in questo senso con la Fondazione De Gasperi ci siamo posti l'impegno di celebrare il 70° anno della sua scomparsa con una serie di iniziative rivolte soprattutto ai giovani per attualizzare nuovamente la figura, la presenza, la testimonianza e l'opera di De Gasperi. L'impressione è quella, ascoltando la conferenza, che i temi di cui si tratti sono attualissimi. Stavamo ascoltando anche ricordi del passato, però sembra di parlare al giorno d'oggi. Ecco, anche in vista delle elezioni europee, quanto l'insegnamento di De Gasperi e delle crisi internazionali che stiamo vivendo. Beh, quello, uno degli aspetti che oggi è emerso chiaramente da questo importante convegno è quello della capacità di De Gasperi di andare oltre i nazionalismi. Lui concepiva il termine di patria riferito al suo paese, all'Italia, ma poi parlò della nostra patria Europa, perché aveva chiaro che le forme di nazionalismo erano alla fine delle forme di egoismo nazionale che avrebbero portato nuovamente a tensione, a conflitti e a guerre, come ahimè purtroppo oggi si sta nuovamente dimostrando. Quindi il pensiero De Gasperiano anche in questo senso è estremamente attuale, basta pensare all'Ucraina, alla guerra in Israele, e oggi è uscito chiaramente. Per cui il tema delle prossime elezioni europee ripropone per l'ennesima volta alla coscienza di noi europei e anche di noi italiani la necessità di impegnarci perché questa costruzione europea diventi veramente la costruzione di un luogo comune dei popoli europei, gli Stati Uniti d'Europa, che voleva De Gasperi, contro qualsiasi egoismo nazionale, non contro gli interessi o le differenze dei vari paesi, ma contro gli egoismi nazionali che mettono un popolo contro l'altro artificiosamente, quando invece i popoli europei vengono comunque da tradizioni e da radici culturali molto vicine e comuni.